È l'incipit più famoso forse di tutta la storia della musica. In realtà questo brano, per Elisa, non appartiene nemmeno al catalogo ufficiale di Ludwig van Beethoven. Non appartiene perché questo è un brano di difficile attribuzione, come spesso succede alle grandi hit della storia della musica. Questo brano fu ritrovato letteralmente nel 1865 dal musicologo Ludwig Knoll, che lo attribuì a Beethoven. Ma in realtà aprì un grandissimo giallo, innanzitutto a partire dal titolo, perché Per Elisa in realtà si dovrebbe chiamare Per Teresa, perché la vera dedicataria del pezzo era Teresa Malfatti, la figlia di un ricco commerciante di Vienna, per la quale probabilmente Beethoven ha avuto una breve passione. Ma il brano, in realtà, di trascrizione in trascrizione, ha rivelato elementi sempre meno beethoveniani, rifacimenti forse dello stesso Knoll. Quindi tutte le volte che a scuola ci insegnano la fatidica mi re diesis, mi si re do la, in realtà probabilmente non stiamo suonando Beethoven.